Ciao a tutti, sono Laura Antichi. Oggi vi voglio presentare Bibi, raggiungibile dall'indirizzo http://www.bibi.com. Che cos'è Bibi e a che cosa serve? Serve per evidenziare, tagliare e commentare video. Bisogna registrarsi. È un'app web-based free che ci permette di evidenziare in un video le parti interessanti per concentrare l'attenzione degli studenti su specifici concetti. Impiega video evidenziati per supportare dimostrazioni e fornire brevi spunti. L'evidenziazione fa riflettere sui nodi cruciali. Offre la possibilità di dare titolo, spiegazione e commento alle parti evidenziate. Quindi è utile per efficaci segnalazioni ed interazioni con gli studenti. Ha una dimensione organizzativa dei concetti e comunicativa, capace di attivare il destinatario per un approfondimento successivo o per l'interazione di un discorso più ampio. Il docente prepara video evidenziati per stimolare l'interesse come innesco dell'apprendimento o come dimostrazione di un tema. Ad esempio, nella fase preparatoria dell'attività didattica. Gli studenti, producendo video evidenziati a loro volta, imparano a concentrare l'attenzione selettiva su nodi di particolare rilevanza che li aiutano in una presentazione. Esempio, nella fase operatoria dell'attività didattica. Per creare il proprio VIB si va in Create a VIB, come vedete nell'interfaccia, dopo andiamo a verificare, e si incolla il link nella casella di ricerca dei video, del video scelto, e clicca su Start. Si sceglie un punto del video dal quale incominciare ad evidenziare usando il più. Si riclicca, vedete, inizia l'evidenziazione, si riclicca sul più quando si è attuata l'evidenziazione del testo saliente, poi si fa scorrere il video e si riclicca su più. Per evidenziare un altro punto saliente, così di seguito. Prima di salvare il VIB a destra, bisogna compilare la descrizione dei punti salienti e magari commentare. Prima di pubblicare, bisognerà descrivere your VIB e selezionare una delle categorie in cui va inserito. Si può condividere. Come vedete, e poi possiamo anche vedere, esplorare i VIB dell'istruzione. Sono disponibili quindi video educativi evidenziati. Interessante installare l'estensione per Chrome che ci permette di accedere a Bibi attraverso un pulsante nella barra degli strumenti. Ecco tutto. Ora andiamo in Bibi a vedere come funziona il tutto. Innanzitutto bisogna registrarsi col sign up se non si è ancora registrati, oppure una volta che lo si è fatto,
si può fare login. Vedete che è possibile, quindi anche con le mail login. Qui incollerò il link del video da me scelto. Non è questo. Ho scelto questo video. Ok, lo incollo in Vibby e vado in Start. Ok, questo video riguarda gli esperimenti di Piaget che voglio evidenziare. Ok, quindi ora io comincerò a far scorrere il video. Video mostreremo Allora, nel video. comincio dall'inizio, gli esperimenti di Piaget, Star, Highlight. Nel video mostreremo un esperimento di psicologia divenuto classico, il cosiddetto esperimento di bicchieri. Fu utilizzato dallo psicologo svizzero Jean Piaget per dimostrare che l'intelligenza nei bambini avviene per stadi. Secondo Piaget, i bambini in Ecco. età prescolare, tra i 2 e i 6-7 anni, hanno difficoltà. Quindi ho ricliccato, vedete che ho tagliato il video sul pezzettino iniziale, posso fare play per rivederlo. Nel video mostreremo un esperimento di psicologia divenuto classico, il cosiddetto esperimento di bicchieri. Fu utilizzato dallo psicologo svizzero Jean Piaget. Ecco, qui mi basta questo pezzettino qui, ok. E quindi posso nel comment posso scrivere l'esperimento. Di Piaget dei bicchieri. Ok, faccio ora scorrere il Per video. dimostrare che lo sviluppo dell'intelligenza nei bambini avviene per stadi. Secondo Piaget, i bambini in età prescolare, tra i 2 e i 6, i bambini in età prescolare, secondo Ecco, Piaget, i bambini. qui posso fare un altro start highlight. In età prescolare, tra i 2 e i 6-7 anni, hanno difficoltà a capire le trasformazioni che avvengono davanti ai loro occhi. Ecco, qui faccio, clicco quindi un punto, il start highlight, qui lo finisco e vado In questo avanti. stadio, i bambini colgono solo un aspetto delle trasformazioni e si concentrano su un'unica dimensione. Non colgono cioè il fenomeno nel suo insieme, mentre quelli in età scolare, tra i 6, 7 e i 10 anni, sono in grado di svolgere operazioni mentali più complesse. In questo stadio, quindi, i bambini sono in grado di collegare più aspetti tra loro e dare una spiegazione più articolata e complessa dei fenomeni della realtà. Piaget definisce i due stadi stadio dell'intelligenza intuitiva o preoperatoria e stadio delle operazioni intellettuali concrete. Vedete che ho Adesso guarda fatto i un due esperimenti con altro Laura e Livia. style. Allora, Laura, guarda, adesso Ecco. io verso Quindi noi. questo succo nei bicchieri e tu mi devi E fermare così. quando secondo te sono altri. E così vado avanti nel tagliare i pezzettini di video stimolo, poi ho quel secondo, vedete che posso risentire pezzettino, il primo l'avevo già titolato, il secondo che non l'ho ancora Bambini in età titolato. prescolare, tra i 2. Ecco, i bambini.
come rispondono? Rispondono i bambini, cioè metto il mio commento, eccetera, eccetera. E l'ultimo che avevo poi Di delle visualizzato, operazioni intellettuali concrete. ecco, scriverò stadio delle operazioni. Intellettuali. E così procedo nel tagliare il video nelle sue parti Adesso guarda i significative. due. Ok, adesso vabbè, questo è da finire, questo video nella scelta dei pezzi significativi, poi alla fine quando ho finito di fare gli highlight. Vado a salvare il mio DIB, quindi, questo sull'esperimento del due bicchieri, save VIB, e quindi gli esperimenti, il name della your VIB è questo, gli esperimenti di Piaget, no? Quindi, come sotto lo descrivo, lo sviluppo per stadi, ad esempio, stadi di Piaget. E dopo lo farete in maniera più accurata, la selezione era solo per dimostrare come si faceva, bisogna selezionare l'education, la categoria, se è education, poi make this VIB unlisted, voi no, non lo cliccherete, io sì perché è una prova, e poi potrei anche disabilitare il watching full video, ma non lo faccio, questa è un'operazione che è meglio non fare. E poi si va in publish e il video quindi è creato, quindi si può vedere come è stato il video Nel video tagliato, mostreremo un esperimento. ok, nei vari pezzi. Quindi sono stati salvati solo i pezzi significativi che erano stati messi in luce, può essere embeddato quindi con l'embed code nei siti, get embed code, e può essere aggiunto una collection, ad esempio se l'avete creato, add collection, antichi collection. Ad esempio, può essere condiviso in Facebook, in Twitter, in Reddit oppure per mail. L'interessante, come vi dicevo nella presentazione, è scaricare dal Chrome Web Store l'estensione che vi permetterà di avere l'icona di Bibi sulla barra degli strumenti e quindi di poterlo attivare tranquillamente e senza sforzo da questa icona. Ok, quindi questo era Bibi. E mi sembra una proposta interessante. Naturalmente posso andare a vedere sul mio profilo, se vado in My Profile, i miei VIB, quelli che ho creato, vedete,
gli ultimi DIB sono stati creati, poi posso ritornare nell'interfaccia di DIB e nell'interfaccia di DIB posso anche vedere i DIB proposti dagli altri utenti, suddivisi che vengono suddivisi per categorie, ad esempio education, ok, ci sono i DIB che riguardano l'educazione e che ci possono essere utili per mandare degli stimoli agli studenti. Ecco, questo è praticamente l'essenziale che vi volevo dire di Avid, un'applicazione senz'altro utile nella didattica per essere di stimolo alle attività in classe e in didattica a distanza.